Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con il terremoto perché torna la paura in Abruzzo. 4.2, questa è la magnitudo del sisma di questa notte che ha svegliato anzitempo le popolazioni di Abruzzo, Lazio e Marche. Epicentro a 3 chilometri da Campotosto, Enel assicura che non ci sono problemi per la staticità delle dighe in zona. Il servizio è di Alfredo Primante. Alle 4.13 di questa notte in tutto il centro Italia è tornata la paura per la scossa di magnitudo 4.2 registrata tra le province di L'Aquila, Teramo e Rieti. Il sisma, dicono gli esperti dell'INGV, ha avuto ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro a 3 km da Campotosto, interessando l'estremità meridionale dell'area attivata dalla sequenza sismica di Amatrice Visso, pochi chilometri a nord-est rispetto alle quattro scosse del 18 gennaio 2017 tra Barete e Capitignano. Un'area questa che nei giorni scorsi non aveva mostrato segni di particolare attività sismica, se non nella giornata di ieri. L'attenzione resta alta perché i livelli di sismicità nell'area sono superiori alla media, dice il direttore dell'INGV, Salvatore Stramondo. E nel centro Italia si sono registrati 61 eventi sismici, incluso quello di oggi, con magnitudo tra 4 e 5. Dunque, ha avvertito, non si possono escludere altre scosse di magnitudo analoga nell'area. Il sisma di oggi chiarisce. Rientra nella stessa sequenza iniziata lo scorso agosto col terremoto che ha colpito Amatrice. Si tratta cioè della stessa faglia e non c'è dunque un nuovo fronte che si apre. Intanto la Protezione Civile ha fatto sapere che non si sono verificati danni particolari a cose o persone, mentre Enel dice che dalle ricognizioni visive sulle dighe situate nell'area interessata dal sisma non ci sarebbero criticità per la tenuta e la sicurezza. Enel ha anche avviato ulteriori misure strumentali e specialistiche richieste per fenomeni di entità superiore a 4 gradi, che saranno rese disponibili all'autorità nazionale preposta al controllo delle dighe. Nuovo colpo della banda del Bancomat alla filiale Tercas, gruppo Banca Popolare di Bari, di Santa Maria in Baro, in provincia di Chieti. Distrutta la sede dell'istituto di credito con 3 locali e altrettante vetrine. Il boato ha svegliato il paese, ma il Bancomat era vuoto. Assaltano il bancomat a Santa Maria in Baro, ma restano a bocca asciutta. Cassa vuota alla ex Tercas della Popolare di Bari, colpita a maggio scorso anche alla filiale di Piazzano di Atessa, ex Caripe. C'è l'ordine da settimane di non caricare i bancomat dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina successivo, con tanto di cartello affisso sullo sportello, ma i banditi hanno comunque fatto saltare la cassa continua. È il quinto colpo del genere in 3 mesi nel territorio frentano. Hanno agito almeno in tre, attorno alle 3 della notte scorsa. E poi sono fuggiti a bordo di 2 auto. I residenti della zona sono stati svegliati dal forte boato, compreso il sindaco Mariella Di Nunzio, che abita all'ultimo piano del palazzo della banca di fronte al municipio. Mi sono subito svegliato sul balcone, ho visto proprio la macchina che partiva e un uomo che si infilava in macchina con una calza nera sulla testa. E ho chiamato immediatamente i carabinieri e poi sono scesa giù ovviamente e ho visto il disastro, il bancomat distrutto, ma soprattutto la vetrina a terra e dentro la banca fuoriusciva tantissimo fumo. Andiamo all'Aquila adesso, inchiesta sugli appalti pubblici, dubbi sui lavori al teatro comunale dell'Aquila, dalle intercettazioni emergono particolari inquietanti, nessun sopralluogo, nessuna relazione geologica, nessuna verifica sismica, tutto da rifare nei particolari nel servizio di Daniela Rosone. Mentre si spulciano le carte e 200 pagine di ordinanza sull'inchiesta relativa agli appalti pubblici che all'Aquila ha scatenato l'ennesimo terremoto giudiziario, l'attenzione degli investigatori ora si poggia anche sul teatro comunale dell'Aquila e sui suoi lavori. Nelle intercettazioni, infatti, si parla chiaramente del teatro. Dalle telefonate verrebbero fuori dei dubbi tecnici, come l'assenza di una relazione geologica sull'intervento di recupero e restauro del comunale dell'Aquila. La procura avrebbe già informato della questione il comune, che è proprietario dell'immobile, e dunque ora si teme però un nuovo stop dei lavori, dal momento che ci saranno ovviamente verifiche sulla tenuta di questi ultimi. Era inevitabile del resto. Se cade qualcosa, di chi è la colpa? Si dice così in una telefonata, parlando di eventuali nuovi scosse all'Aquila. Lavori svolti evidentemente senza un sopralluogo e senza le necessarie verifiche antisismiche e senza atti al genio civile, e questo in barba ai costi, che venivano invece gonfiati, arrivando anche a 13 milioni di euro circa. Anche in questo caso di mezzo Lionello Piccinini, geometra del MIBAC, e Leonardo Santoro, geometra dell'Internazionale di Altamura.
Dagli atti è evidente che Zavarella avesse avuto l'incarico grazie a Piccinini ed emerge altrettanto chiaramente l'inizio dei lavori di scavo della platea senza sopralluoghi precedenti. Inoltre, come dicevamo, nessuna relazione idrogeologica, nessuna verifica sismica. Dagli atti emerge anche che la ditta si era posta un problema di stress della struttura e di valutazione del rischio, che la sovrintendenza non si era posta invece pur di ottenere la variante. Ombre su ombre sulla ricostruzione. Gli inquirenti ora hanno a disposizione tutte le carte. Probabilmente la settimana prossima inizieranno gli interrogatori. E come preannunciato è iniziata anche l'ispezione interna negli uffici della sovrintendenza e del MIBACT. Ci sarà anche il gonfalone della provincia di Teramo questo pomeriggio ai funerali di Mario De Nigris. La chiesa è quella del Cuore Immacolato in piazza Garibaldi a Teramo alle ore 15. Comandante partigiano ed esponente di spicco dell'AMPI, per anni presidente della Fratellanza Artigiana e artista fra i più noti del panorama abruzzese. Nel 2007 la provincia, in collaborazione con la Biblioteca Delfico, realizzò un catalogo antologico delle sue opere che fu presentato dal critico Cosimo Savastano. Ci stringiamo attorno ai suoi cari con affetto, dichiara il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, un uomo buono e saggio che con il suo impegno civile e la sua statura intellettuale ha fatto molto per la comunità, spendendosi con generosità in molti settori della vita pubblica. Ci spostiamo a Pescara adesso, l'edilizia in provincia di Pescara e non solo vive un periodo di forte crisi. Iniziato nel 2008, attività dimezzate e cantieri fermi nonostante la ricostruzione post terremoto. La CGIL questa mattina ha effettuato un sit-in di protesta per chiedere politiche di rilancio di uno dei settori strategici dell'economia. La filiera CGIL ha scelto come simbolo della protesta il cantiere fermo da anni delle palazzine Ater di Via Tavo a Pescara. Aperto nel 2006, finanziato con circa 11 milioni di euro, doveva essere completato nel 2011, dando così alloggio a 64 famiglie, ma un contenzioso con la ditta ha fatto sì che sino ad ora sia rimasto uno scheletro. Questo cantiere, secondo la filiera CGIL, è lo specchio dell'edilizia regionale, ferma al palo e in crisi profonda, nonostante in regione i sismi del 2009 e del 2016 abbiano creato il più grande cantiere d'Europa per quanto riguarda la ricostruzione. In provincia di Pescara il settore dal 2008 al 2016 è praticamente dimezzato, sia come numero di imprese che come addetti. Dati pesanti per invertire i quali, dicono i rappresentanti sindacali, occorrono politiche adeguate sia a livello regionale che nazionale. Le ore lavorate sono dimezzate, la massa salariale è passata da 48 milioni a 20 milioni, stiamo parlando di 3.000 lavoratori in meno, quasi 500 imprese che non sono sparite, che si sono trasformate in lavoratori in nero, in falsi lavoratori autonomi, in lavoratori che si sono trasferiti all'estero per cercare il lavoro, con la contraddizione che in Abruzzo abbiamo il più grande cantiere dell'Europa, che è la ricostruzione dell'Aquila. Quindi già con questa ricostruzione post-sisma dell'Aquila dovremmo avere tanto di lavoro per i nostri lavoratori edili. Così non è. Se si allunga lo sguardo al settore nazionale, i dati non sono certo migliori. L'edilizia trascina dietro di sé un enorme indotto, oggi sempre più in crisi. Esempi ce ne sono anche in Abruzzo, vedasi la crisi della Italcementi di Scafa. L'edilizia così come la conoscevamo fino alla metà degli anni 90 non c'è più. Oggi, soprattutto in Italia, bisogna puntare sul restauro e sulla ristrutturazione del patrimonio immobile esistente. Noi diciamo con forza che siamo consapevoli che quel modello di sviluppo che abbiamo conosciuto, che riguardava il nostro settore, non verrà più. Siamo consapevoli del fatto che oggi dobbiamo guardare più che alle nuove costruzioni, dobbiamo guardare alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riqualificazione, alla ristrutturazione, al restauro, a tutti questi temi che dal nostro punto di vista assumono un'importanza strategica. Però siamo anche consapevoli che quegli 800.000 lavoratori non sono spariti. Molti di quei lavoratori anche qui a Pescara e in Abruzzo sono lavoratori a nero. Noi vorremmo ricordare al governo regionale che fare una legge sulla congruità significa stare dalla parte della regolarità e della legalità. Più legalità, più regolarità significa anche più lavoro. Subito l'approvazione della perimetrazione del Parco della Costa Teatina. E questa è la richiesta di articolo 1 che spinge per la realizzazione immediata dell'area protetta lungo la costa dei Trabocchi. Vediamo.
Parco della Costa Teatina, cosa aspetta il governo ad approvare la perimetrazione? A chiederlo è il Movimento Politico Articolo 1 con il deputato Gianni Melilla. Sono passati 20 anni dall'istituzione del parco, non c'è altro tempo da perdere, dice l'onorevole Melilla. Il Parco della Costa Teatina naturalmente non è solo tutela dell'ambiente, anche se i parchi si fanno essenzialmente per tutelare dei beni ambientali che hanno una rilevanza nazionale e mondiale e che sono un patrimonio dell'umanità, ma si fanno anche per favorire la promozione sociale ed economica di un territorio. Naturalmente il tutto deve essere fatto rispettando la missione fondamentale di un'area protetta. In conferenza stampa sul trabocco Punta Tufano a Rocca San Giovanni sono intervenuti altri sostenitori del parco, in particolare il senatore Angelo Staniscia, riconosciuto padre fondatore con quell'emendamento del 1997 che portò nel 2001 alla legge istitutiva del parco della Costa Teatina. A bloccarlo oggi, dice senza mezzi termini, sono le lobby dei costruttori che fanno pressione sulla politica regionale. Ci sono delle lobby del cemento che in effetti si oppongono a questa perimetrazione fatta dal commissario nominato dal governo, tant'è vero che la perimetrazione deliberata dalla giunta regionale non si sa da chi è stata fatta tra l'altro e ufficiosamente più o meno sappiamo che sono esponenti che non mi risulta che siano dirigenti della regione. E se sono dirigente della regione significa che a mio avviso non hanno fatto ciò che sono gli obiettivi e i fini di un parco. Andiamo all'Aquila adesso, la difficile convivenza in centro tra attività e lavori dei sottoservizi. Capita sempre più spesso che nessuno avviso mette in guardia i commercianti e coloro che lavorano negli uffici dei probabili disagi. Un'ordinanza sindacale, scaduta però l'8 luglio, che chiudeva Via Verdi nell'intersezione con Via Tempera. E quello che è accaduto di fatto, senza alcun preavviso, è che i dipendenti delle attività qui, parliamo soprattutto dei dipendenti del ridotto del teatro comunale, si sono ritrovati barricati nei loro uffici. Poi dopo qualche protesta la transenna è stata spostata e dunque è consentito l'accesso pedonale, ma non dal corso che comunque è chiuso. Prigionieri dei sottoservizi, è proprio il caso di dirlo. Una chiusura che ha penalizzato i dipendenti del ridotto del teatro comunale che senza nessun tipo di avviso si sono ritrovati barricati nei loro uffici senza peraltro avere la possibilità di accedervi. Dopo qualche protesta la transenna è stata spostata per permettere l'accesso pedonale. C'era un'ordinanza, nessun nuovo avviso, un'ordinanza sindacale scaduta però l'8 luglio che inibiva soltanto il passaggio su Via Verdi e non su Piazza del Teatro, dove invece si fanno diverse attività, essendo sede della Sinfonica Abruzzese. In passato già c'erano stati problemi e segnalazioni, come ad esempio il famoso cavo della Telecom tranciato per sbaglio, che ha lasciato però gli uffici per 12 giorni senza linea e ancora l'acqua tolta per 2 giorni senza avvisare, ricordando che lì ci sono anche altre attività commerciali, tra cui bar. Problemi comuni a tanti commercianti del centro storico che spesso si sono lamentati dei metodi utilizzati per effettuare i lavori. Lavori necessari, per carità, necessari per riportare l'Aquila al suo antico splendore, ma i metodi usati a volte hanno davvero del grottesco. L'Associazione Ambiente e Vita ha organizzato una settimana di eventi a carattere sociale e ambientale per ricordare la figura del suo fondatore, Nino Sospiri. È una settimana ricca di eventi e carica di importanti significati quella organizzata da Ambiente e Vita denominata Sospiri della Natura, in programma dal 26 al 30 luglio per ricordare il suo fondatore Nino Sospiri. Una serie di iniziative che pongono l'uomo al centro dell'ambiente in sintonia con i principi ispiratori dell'associazione che mirano allo sviluppo turistico del territorio attraverso la valorizzazione delle 4 riserve naturali gestite da Ambiente e Vita, alle quali recentemente si è aggiunta quella del Borsacchio. Si inizierà alle ore 15 di mercoledì 26 luglio a Villa Sant'Angelo con la visita alle grotte di Stiffe e poi con la formalizzazione della donazione al comune dell'asilo intitolato a Nino Sospiri. Via via ci saranno altre iniziative fino al 30 di luglio.
sono anche iniziative che vanno a presentare le nostre attività, le nostre riserve e anche altre iniziative come per esempio la donazione dell'asilo Nino Sospiri al comune di Villa Sant'Angelo all'Aquila, fatto successivamente al terremoto, e da ultimo la spiaggia a caratterizzazione ambientale a Rocca San Giovanni, che sono due cose diciamo, molto importanti, che non riguardano le gestioni dirette delle riserve, ma riguardano altre attività che a nostro avviso sono ancora più significative. Che cos'è l'Associazione Ambiente e Vita? Ambiente e Vita è un'associazione ambientalista che è riconosciuta dal Ministero sin dal 2001, è stata fondata nel 1994 appunto da Sospiri e che ha una storia lunga alle spalle e che negli ultimi anni abbiamo cercato di riattivare bene. In Abruzzo gestisce 5 riserve regionali, abbiamo migliaia di iscritti in tutta Italia e quest'anno insomma ci siamo rafforzati particolarmente. Resi noti i vincitori del premio Di Martin, giunto alla sua 10ª edizione. Tanti nomi illustri che riceveranno il riconoscimento, il servizio di Paolo Renzetti. 10ª edizione del premio Di Martin in occasione del centenario della nascita del nostro corregionale. Alessandra Portinari, sono stati proclamati i vincitori di questa edizione. Per quest'anno Piero Mazzocchetti riceverà il premio Di Martin non solo per le sue bravissime qualità canore, ma soprattutto perché ha una storia di emigrazione che ci verrà a raccontare in anteprima. Poi c'è Francesca Salvatore, che è pescarese ma vive a Londra, è una disegnatrice, ha disegnato l'ultimo film di Wonder Woman nelle sale cinematografiche, e Giuliana Martini, imprenditrice della comunicazione nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto è stata una delle collaboratrici più fidate di Nelson Mandela. E poi ci sarà il top manager della Fiat, che è Galante, è nato ad Atessa ma vive a Torino ed è il braccio destro praticamente di Marchionne, un altro grande abruzzese. E poi daremo 2 premi Gaetano Crocetti a 2 donne, Candida D'Aurelio, cantante, e l'attrice montesilvanese Tiziana Di Tonno. Continua questa collaborazione con Alessandra Portinari, che davvero con grande passione continua ad alimentare questa fondazione nel nome di Di Martin, che tanto lustro ha dato a questo territorio e sicuramente continuerà a dare. Tra le varie celebrazioni del centenario e l'intitolazione della Palla Congressi, tutta una fitta rete di appuntamenti che si snoderanno fino alla fine del mese, con la consegna dei premi, che stanno a rappresentare il riconoscimento che l'Abruzzo dà ai suoi conterranei che hanno preso la valigia dopo la Seconda Guerra Mondiale, era una valigia di cartone, e sono andati a cercare fortuna in altri luoghi, rendendo grandi magari altre nazioni. Noi non vogliamo cancellare questo legame che con l'Abruzzo, e siamo lì a ricordare e a premiare quelle che sono le eccellenze abruzzesi nel mondo, e lo facciamo con grande piacere. E questa sera a Loreto a Prutino, appuntamento con i Com, la cover band di Vasco Rossi, il servizio di Vestina News. Renato Pasqualone, questa sera a Loreto a Prutino si chiude la prima festa dell'estate, arrivano a Loreto a Prutino i Com, la cover di Vasco Rossi. Sono un gruppo molto seguito in Abruzzo, con il leader Mirko Salerni. Infatti pochi giorni fa si sono esibiti come spalla di Vasco Rossi a Modena. Questa sera avremo l'onore di averli sul palco qui a Loreto a Prutino, in concomitanza della festa dell'estate. A questo proposito colgo l'occasione per ringraziare soprattutto tutti gli operatori e i bar di Loreto che ci hanno permesso di fare questi 3 giorni di kermesse canora sul nostro territorio. E vi aspettiamo numerosi questa sera a Loreto a Prutino in piazza Garibaldi dalle ore 9:30 in poi per questo concerto. Non siete mai colpevoli, se non state mai coi deboli e avete buoni stomaci, sorridete, gli spari sopra, solo per noi. 22.000 euro dall'Aquila per la vita al laboratorio di dermatologia oncologica del nosocomio aquilano. Serviranno a finanziare una borsa di studio. Vediamo.
per passare avanti con il prossimo servizio. Tutto pronto anche in Abruzzo per il concorso di bellezza Miss Blumare 2017. Prima tappa nella nostra regione all'Aquila per poi approdare alla finale nazionale ad ottobre a bordo di una nave da crociera dei mari del nord. Vediamo. È un concorso di bellezza nazionale, copre 19 regioni su 20, ha la particolarità di avere una fase finale nazionale che si svolge a bordo di una crociera dell'MSC che toccherà quest'anno dal 1 all'8 ottobre tutte le capitali del nord Europa. Durante questa crociera si eleggerà la nuova Miss Blumare 2017. In Abruzzo iniziamo con l'Aquila lunedì 24, poi Giulianova mercoledì 26 e da lì tappe che copriranno tutte le province abruzzesi. Dal Piemonte in Abruzzo per partecipare a questo concorso di bellezza, lei è già una modella, però avrà questa nuova esperienza. Sì, sono contenta di poter partecipare in Abruzzo e sono contenta di partecipare a questo concorso perché credo sia un bel trampolino di lancio. Mi piacerebbe molto vincere una fascia all'interno del concorso nazionale, alla finale nazionale, e mi aspetto di riuscire a raggiungere grandi passerelle. E apriamo adesso la pagina dello sport. Iniziamo con il Pescara e con il suo nuovo centrocampista Mattia Proietti, arrivato qualche settimana fa dal Bassano, formazione di Lega Pro. Proietti parla del primo approccio con la maglia biancazzurra e anche con i metodi di preparazione precampionato di Zeman. Inoltre si dice pronto a giocarsi le sue possibilità nel prossimo campionato. Lo ascoltiamo. Sicuramente al momento direi molto positiva, stiamo lavorando tanto come sapevamo sarebbe accaduto, però non ci sono grossi problemi particolari, quindi sicuramente siamo sulla strada giusta. Me ne avevano parlato, però provarla in prima persona è una preparazione sicuramente molto dura alla quale sinceramente non ero mai stato abituato, però sicuramente sarà tutto lavoro che ci ritroveremo più avanti. No, ottime, non è un allenatore da molte parole come si può vedere dalla televisione, però comunque vuole lavorare su dei concetti e stiamo cercando di apprendere tutto quello che ci sta spiegando. Sì, sicuramente il ruolo del mediano basso è un po' quello del regista, è un ruolo importantissimo per il suo modo di intendere il calcio e sinceramente mi sento pronto e soprattutto sono pronto ad accettare questa sfida perché la ritengo una grande possibilità per me e non vedo l'ora di iniziare. Ma nonostante siamo in molti, è un gruppo sano, molto sano, si va tutti d'accordo, si ride, si scherza, nonostante la stanchezza che non ci permette comunque di essere al 100% nei momenti fuori dal campo, però sicuramente è un ottimo gruppo e si lavora bene, si sta bene insieme. Per storia e per blasone sicuramente siamo obbligati a farlo e ci proveremo sicuramente. L'obiettivo penso sia quello di stare il più in alto possibile per raggiungere un obiettivo importante di cui nessuno parla ma che comunque è nei nostri pensieri. Ho fatto già un po' qualche giro in città nei giorni antecedenti alla partenza per il ritiro e sì, è una bellissima città, mi sembra. Avrò modo comunque di scoprirla ecco, col passare del tempo e comunque sì, penso che mi troverò sicuramente bene. In più c'è il fattore mare che per me che vengo da Torino è una cosa molto importante. E in Lega Pro adesso a Teramo sta prendendo corpo nelle ultime ore un altro affare possibile con il Pescara. Dalla squadra biancazzurra potrebbe arrivare in biancorosso il centrocampista croato Hrvoje Miličević. Per lui si tratterebbe di un ritorno dopo la sfortunata parentesi di 6 mesi nel 2015. Miličević è l'ultima suggestione in ordine di tempo in casa Teramo. Il centrocampista del Pescara potrebbe essere uno dei giocatori in uscita dalla squadra biancazzurra e dovrebbe esserlo anche con una certa celerità, visto che Zeman ha chiesto di avere per la seconda parte del ritiro del Delfino una rosa scremata rispetto a quella attuale. Ed allora ecco che il croato potrebbe essere più di una semplice idea per la mediana del diavolo. Miličević però, almeno a Teramo, non suscita ricordi molto favorevoli, soprattutto dopo il Teramo Spal del marzo 2015, nell'annata che poi portò la
B, proprio i biancorossi negli occhi, però rimase quel rigore concesso al 92esimo per fallo su Finotto, con Fioretti che pareggiò il vantaggio di Donnarumma. L'Ascoli recuperò due punti al Diavolo e molti scommettono che senza quell'1-1 il Teramo il campionato lo avrebbe potuto vincerlo anche prima di Savona. Storia passata ormai. Il presente dice che Milicevic può essere un colpo importante e tornerebbe nel caso ad un'età più matura e con due esperienze, l'Aquila e appunto Pescara, che lo hanno reso un giocatore decisamente diverso da quello che arrivò al Bonolis nel gennaio 2015. Intanto il direttore sportivo Giorgio Repetto mette a segno altri due colpi di mercato che vanno però a rinforzare, più che l'11 titolare, la batteria di alternative a disposizione di Antonino Asta. Perché dalla Nocerina arriva l'attaccante romano Andrea De Iulis, negli ultimi 3 anni in Serie D con le maglie di Vispesaro, Serpentara e appunto Nocerina. Per lui contratto di 1 anno. In porta invece il ruolo di 12esimo lo avrà il polacco Michal Lewandowski, che molti in Abruzzo già conoscono perché l'estremo difensore classe 1996 in questa stagione è stato uno dei protagonisti del campionato dell'Avezzano. Un talento purissimo che il Teramo si assicura a titolo definitivo con un contratto biennale. Sia De Iulis che Lewandowski inizieranno a lavorare con i compagni di squadra, mentre martedì primo test vero dopo la sgambata con l'Ala Fidelis terminata 8-0. Col Pescara di Zeman amichevole di prestigio ad Avezzano e anche l'occasione di intavolare altri discorsi di mercato. E il Francavilla Calcio invece passa di mano. Dopo l'annuncio del presidente De Vincentis, che ha approdato alla guida del Lanciano Calcio 1920, il sodalizio giallorosso prossimo al ripescaggio in Serie D è stato ceduto alla Cordata, capitanata dall'imprenditore Gilberto Candeloro, che sarà affiancato alla vicepresidenza da Giacomo Ortolano, che ha curato i dettagli proprio del passaggio societario. Adesso per il Francavilla non resta che formalizzare l'iscrizione nel nuovo campionato una volta che sarà ufficializzato il ripescaggio in Serie D. E a proposito di Lanciano e a proposito del neopresidente Fabio De Vincentis, è proprio lui a lanciare la campagna abbonamenti del sodalizio frentano, che punta a tornare presto nel calcio che conta. Sì, diciamo il motto, come ben vediamo, è cominciamo per te, e quindi è giustissimo che per una piazza come Lanciano ci sia, diciamo, una società che voglia fare, ma è altrettanto giusto che il pubblico si deve riprendere il proprio posto e quindi applaudire se siamo bravi, o fischiarci pure, perché se non facciamo le cose per bene ci sta anche il giusto, diciamo, rammarico del tifoso. Speriamo che assolutamente non possa succedere una cosa del genere, perché non lo vogliamo, perché effettivamente ci sta tanto entusiasmo sia da parte, diciamo, di tutto il gruppo di lavoro, ma anche dei ragazzi, del mister, del grosso, e tutti non vedono l'ora di stare sul pezzo. Quest'anno parlavo poc'anzi proprio con degli addetti ai lavori e ha risposto mio figlio dicendo: quest'anno è l'anno zero, quindi non ci mettiamo dei numeri, quello che viene ce lo prendiamo di cuore, perché tutti quanti stiamo lavorando con il cuore per il Lanciano, e tutti quelli che arrivano per abbonarsi per il Lanciano Calcio. Speriamo che sia un numero alto. Parliamo di atletica adesso, perché l'atleta teramana Gaia Sabatini c'entra alla finale europea ai campionati Under 20 in corso a Grosseto. Per la Sabatini vittoria della batteria in 4 minuti 20 secondi e 17, tempo che le ha permesso anche di ritoccare il primato personale. L'ascoltiamo. Sì, sono molto contenta, volevo vincerla perché ho visto il passaggio sui 1000, diciamo, discreto, quindi ho detto: cavolo, posso fare anche il personale, quindi ho detto: va bene, dai, spingiamo fino alla fine e vediamo che cosa esce. E adesso? Prossimo round, con quali ambizioni? L'ambizione è di dare il meglio di me, non ho nulla da perdere, ho fatto una bella gara oggi e ti dirò, non sono nemmeno tanto morta, diciamo, quindi posso dare ancora, però comunque sostenere 2 turni sui 1500 è tosta, quindi cercherò di dare il meglio di me e ciò che viene viene, sono felicissima per questa finale. Che quando corro mi concentro solo su quello, quindi non sento molte voci, però comunque le ho sentite, le urla, e fa un effetto bellissimo, perché giocare in casa appunto con tutti italiani, anche le persone esterne mi dicevano: forza Gaia, anche non conoscendomi, quindi è un'esperienza bellissima e spero di rifarla anche l'anno prossimo. Maglia azzurra, titolo italiano di categoria, sei in finale in una rassegna continentale, quante emozioni questa atletica? Troppe emozioni, prima delle gare, anche se, diciamo, svengo per l'ansia, poi dopo le gare sono sempre felicissima e non cambierei per nulla al mondo questo sport.
Anche il nostro ultimo servizio, il TG6, torna questa sera con la seconda edizione alle ore 19. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata.